una sfida stimolante. Catanzaro ebbro di gioia per la promozione in B, cavalcata davvero trionfale, gol a grappoli, spettacolo allo stato puro, rosa di primo livello, ci mancherebbe, ma grandissimo merito va scritto a Vincenzo Vivarini, abruzzese di Ari, che proprio a Pescara ha cominciato la sua carriera da allenatore professionista dopo essere cresciuto nelle giovanili. Era un promettente centravanti. Storia di fine 2006, Serie B, al posto di Aldo Ammazzolorso, ma affiancato dall'ex biancazzurro Gigi De Rosa, munito di necessario patentino. La stagione precedente Vivarini era parte integrante dello staff tecnico dell'esordiente in B Maurizio Sarri, scommessa dell'allora DS Andrea Iaconi. Vivarini stilava le relazioni sulle squadre avversarie con l'attuale allenatore della Lazio. È nata subito una grandissima empatia. Emblema della gavetta, il tecnico di Ari ha subito centrato l'impresa salvezza in D alla guida del Luco Canistro, che ad un certo punto della stagione sembrava spacciato. Poi la vittoria del campionato di Serie D col Chieti, gli indimenticabili anni di Teramo, sul campo due promozioni, quella più bella da vincente saltante in B nel 2015, revocata dalla giustizia sportiva. Quindi la tappa di Empoli, ancora una ferita aperta, esonerato alla 19ª giornata dopo il pareggio sul campo della Cremonese. In quel momento i toscani, nelle cui fila militavano gli esordienti Di Lorenzo e Benasser, occupavano il quarto posto ad una sola lunghezza dalla promozione diretta. Vivarini costretto dunque a ricominciare da capo, con l'Ascoli in B una tranquilla salvezza, ciò che gli era stato chiesto. L'anno successivo subentra a Cornacchini alla guida del Bari in Serie C, protagonista di una grande rimonta, secondo posto, playoff, pensate, una sola sconfitta, ma in finale contro la Reggiana, gol di Carbò. Nella stagione 2020-21 ritrova la Serie B subentrando a Tedino la guida dell'Entella, missione davvero complicata. Esonerato a poche giornate dal termine, alla fine i Liguri retrocederanno in Serie C. Il 5 dicembre 2021, vittoria all'esordio sulla panchina del Catanzaro dopo l'era Calabro. Di fronte il Foggia di Zeman finisce 2-0. È solo l'inizio di quella che sarà un'esperienza bellissima. Un anno e mezzo di lavoro, grandi risultati, soprattutto la promozione in B con 5 turni di anticipo. Curiosità, Vivarini indigesto a Zeman, 3 successi in altrettante partite, Empoli Pescara 3-1, Catanzaro Foggia 2-0, Foggia Catanzaro 2-6, ma indigesto anche al Pescara che in 5 sfide ha subito 4 sconfitte e raccolto solo un pareggio. 25 novembre 2018, Pescara Ascoli 1-1, nelle immagini marcatori Gaston Brugman e Matteo Ardemagni. Un motivo in più per tentare di invertire il trend.